Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana, le leggi dello Stato e lo Statuto della città di Mesagna. Con il giuramento del sindaco Toni Matarrelli è iniziata ufficialmente la nuova consiliatura presso il comune di Mesagne, un unicum nella storia della città, se si considera che tutti i 16 nuovi eletti provengono dalle liste che hanno sostenuto Matarrelli. A Palazzo Celestini non esiste l'opposizione, cancellata dal 95% delle preferenze ottenute dal sindaco uscente. Presieduta inizialmente dal consigliere anziano Antonello Mingenti, l'assemblea ha eletto all'unanimità presidente Giuseppe Semeraro, che nella passata amministrazione era vice sindaco, e vicepresidente Rosanna Saracino, entrambi avvocati e con una lunga esperienza consiliare alle spalle. Il sindaco Matarrelli ha presentato la sua nuova squadra di assessori che, come ha ribadito in aula, vorrebbe mantenere invariata per tutti i 5 anni. Si avvia la mia seconda esperienza di governo della città di Mesagne. Con l'entusiasmo che ha caratterizzato il mio agire anche negli anni passati. C'è da lavorare sodo, abbiamo raggiunto molti obiettivi, molti altri sono da raggiungere. Bisogna lavorare, tutti sanno che potranno contribuire alla gestione della cosa pubblica, anzi, chiunque voglia contribuire è ben accetto ed è considerato una risorsa preziosa. In consiglio comunale sono entrati Mauro Vizzino, Marco Calò, Marcella Crusi, Miro De Vicenti e Francesca Faggiano, subentrati ai consiglieri diventati assessori, e Giuseppe Colucci, già consigliere delegato al bilancio, che prende il posto di Maria Teresa Saracino, che ha rinunciato allo scranno.